Aldo Grasso parla di metodo Iannacone, rendendo merito alla carriera già lunga di un giovane giornalista. Lui, l'ideatore delle inchieste morali, torna in Molise appena può. Stavolta è al liceo scientifico Romita di Campobasso. La professoressa Adele Fraracci, la preside Anna Gloria Carlini, lo hanno chiamato perché i ragazzi si confrontino con un mestiere che nella generalità segue la curva declinante del paese. Inchieste rare e a volte distorte rispetto al senso originario del termine. Poi spunta Domenico Iannacone con le inchieste morali e sovverte questo trend. Ma io ho attinto a modelli che sono quelli di Zavoli, di Pasolini in Comici d'amore, di Comencini, cioè l'idea di sedimentare, di rallentare per poter meglio affrontare le cose che si raccontano. Come scegli le tue inchieste morali? Intanto ho una libertà profondissima, cioè alla fine l'aver, come dire, creato, come si dice, un genere mi permette di andare in tutte le direzioni, e già questo è un privilegio. Cioè l'idea di non poter, come dire, rimanere bloccato in un settore, in una dinamica, questa è una grande libertà che in televisione non esiste. E quindi oggi sono, come dire, libero di poter affrontare qualunque tema. Cioè se io trovo che c'è un elemento forte, che ha una natura fortemente morale, io lo affronto con una libertà che prima non mi era consentita. Da inviato di Ballarò, che ha profanato Scampia, per la prima volta le telecamere entrarono nel campo di battaglia di vecchi clan di camorra e scissionisti, all'esperienza con Riccardo Iacona, ora i suoi 10 comandamenti. Ma in nessun'altra esperienza ha imparato molto di più, confessa, di quel che aveva incamerato in Molise, dove ha cominciato a Teleregione. E di questa tua terra, in cui torni spesso, più spesso che puoi, e di cui parli e racconti, che cosa trovi che sia più impellente da dire? Anche qui ci sarebbe da fare un bel percorso morale. Questa è una terra che deve ritrovare una propria identità. Cioè mi sono accorto, ritornandoci non spessissimo adesso, ogni volta che ci torno è come se ci fosse uno scollamento. Cioè le problematiche, anche quelle economiche, la difficoltà anche di stare, di lavorare qui, ha creato uno scollamento tra gli individui. Ai ragazzi del liceo scientifico che cosa dirai fra poco? Ma racconterò che c'è bisogno di un'etica nel giornalismo. E che qualunque sia la professione, non soltanto quella del giornalista, dovrebbe avere questa bussola. Come studenti consideriamo considerate le ore canoniche.